La confessione di Mario su Morena ha scatenato Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli opinionisti si sono scagliati contro la dama. Nella prima parte di puntata di Uomini e Donne andata in onda il 16 ottobre, Mario Cusitore aveva raccontato di essere stato con Morena, lasciando intendere di aver avuto un rapporto intimo con la dama. Avevamo già visto Tina e Gianni attaccare Morena, accusandola di essere stata incoerente e di aver voluto far vedere che fosse una puritana quando non lo sarebbe. Ma solo il 17 ottobre i due opinionisti si sono davvero scatenati ed è dovuta intervenire Maria De Filippi. Tina e Gianni non riuscivano a credere alle loro orecchie, nel corso della puntata hanno commentato con disappunto il fatto che le dame si concederebbero così facilmente ai cavalieri. Sulla questione è intervenuta Maria De Filippi che ha ripreso severamente la Cipollari. Tina e Gianni sconvolti a UED, interviene Maria De Filippi. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 17 ottobre abbiamo visto Tina Cipollari e Gianni Sperti in splendida forma. Loro come tutti i presenti hanno ascoltato il racconto di Mario Cusitore, che ha svelato come lui e Morena abbiano avuto un rapporto e l'opinionista ha criticato aspramente la dama, cosa che ha fatto storcere il naso alla De Filippi. Tina Cipollari come prima cosa ha detto che cose del genere dovrebbero dirle prima, altrimenti loro non capiscono cosa accade. Mario ha insistito a dire che non ha detto nulla per tutelarla, ma Morena ha insistito nel dire che non aveva problemi a dirlo. In realtà avevano deciso di non dire nulla perché la dama voleva evitare per rispetto dei suoi genitori. Tina ha chiarito di non avercela con lei. Ma il problema è che voglia mettersi su un piedistallo. Morena ha poi spiegato a Mario perché c'è rimasta male, perché il cavaliere non è voluto uscire con lei perché non se la sentiva visto quanto era accaduto con Margherita. Quest'ultima si è a sua volta adirata con il cavaliere per non averle detto nulla di quanto aveva fatto con Morena e lui ha risposto, che fa, perché avrei dovuto dirtelo. Risposta che ha fatto storcere il naso a tutte le donne presenti e Tina, che ha detto, io resto basita. Nel corso della puntata Maria De Filippi ha ripreso Tina per aver attaccato Ilaria, per essere stata con Yuri, ricordando che era accaduto anche poco prima con Morena. Ma la Cipollari ha spiegato che lei non l'ha attaccata per essere stata con Mario ma per non averlo detto, anche perché come ha fatto notare Gianni. Alla fine è stata lei a farlo capire. Poi l'opinionista ha detto che non crede alla questione del rispetto dei genitori e qui la conduttrice le ha risposto, ma dai, ma che dici? Una cosa è la televisione e una cosa è casa. Allora la Cipollari ha insistito dicendole che non è una ragazzina e non ci sarebbe nulla di male, ma la De Filippi ha controbattuto con disappunto. Dicendole, ma magari ci sono cose che uno non vuole far sapere. Non vedevamo la padrona di casa così decisa a prendere le difese di qualcuno nei confronti di Tina da tempo, per Morena l'ha fatto.